Quasi come fosse un rito, la piazza di Pizzo Calabro si anima da 10 anni per dare vita alla più grande milonga della Calabria. Centinaia di tangheri si liberano a suon di tango, dando vita a un'esperienza unica e magica, che coinvolge anche chi resta solo a guardare. Pizzo come Buenos Aires, decima edizione. Mai così vicina la Calabria con l'Argentina, o sbaglio? No, veramente ogni anno è una città che si ha con Buenos Aires qua a Pizzo. Per noi è un piacere enorme, cioè ce la godiamo tanto qua con Francesco e Eva di fare questa festa dove vengono da tutta l'Italia e pure da altri paesi. Parla benissimo l'italiano perché lei ha origini calabresi, se non sbaglio. Certo. Da Rossano Calabro, i nonni erano da Rossano Calabro. Che emozione è venire a ballare qua in Calabria? È un'emozione, non posso descriverla, è veramente una cosa che si sente bella, bella, bella. Un'Argentina a Pizzo, com'è passare da due nazioni così calienti una all'altra? Io penso che Pizzo come Buenos Aires è una continuazione. È un legame che va oltre. Francesco Panei e Eva Petruzzi sono l'apice della Calabria e che sono riusciti a sperimentare l'esperienza vera del sentimento artistico che ha il tango argentino. Ogni anno qua si sconvolge da tutto il mondo, vengono persone da tutto il mondo, pure dalla Russia, dal nord dell'Italia, noi da Buenos Aires. Siamo arrivati qua grazie a loro per raggiungere ogni anno l'esperienza che il legame tra la Calabria e l'Argentina è sempre stato. Eva, mai come stavolta ti ho vista emozionata nel guardarli ballare e in certi momenti fremevi. Eh sì, è vero. Noi qui stasera abbiamo il tango. Questa parola racchiude tutto, è la coppia per eccellenza, rappresenta il tango in tutto il mondo. Lei è la diosa del tango, quindi già questa parola penso che basti per descriverla. Decimo anno. Un'esperienza che si sta ripetendo non solo qua a Pizzo, ma anche nel resto della Calabria, vuol dire che il tango attira sempre di più. Sì. Il lavoro della nostra accademia, Francesco Panè ed Eva Petruzzi Tango Academy, è proprio quello di far conoscere il tango dappertutto, per quello che è in realtà, per quello che è possibile raggiungerlo, farlo tutti, no? È una cosa, semplice ballare il tango, difficile è quello di aprire il cuore alle emozioni, come quelle che ci hanno regalato stasera Ezechiele Geraldin. Il tango non è solo ballo, ma è anche emozione attraverso le canzoni, attraverso la voce. Questa è un'esperienza interessante di combinare il ballo con la voce, condividere insieme queste due espressioni artistiche. Ringrazio molto questa possibilità a Eva, a Francesco, sono molto felice di stare in questo paese che è il paese delle mie radici, della mia famiglia, quindi mi sento